65 di cosa? Anni. Di cosa? Di cosa? Anni suoi? No. No, mi risulterebbe di matrimonio. Di matrimonio. Di matrimonio. Complimenti, ci vorrebbe un altro applauso. Ora vado anche dalla signora. Mai capitato di ospitare un 65esimo anniversario di matrimonio? No, ancora 65 anni non ci eravamo mai arrivati, avevamo fatto due 60 anni ma non 65, questo è un altro record da mettere nel palmarès della dottoretta, sì. Nozze di pietra, così si chiama il 65esimo anniversario di matrimonio, un traguardo che Bruna e Danilo hanno avuto la fortuna di festeggiare assieme ai loro cari. Voglio sapere come ha fatto 65 anni fa a conquistare questa bella signora che è molto bella anche oggi. Grazie signora, grazie. Segreto. A ballare in un posto. A ballare? Sì, cioè, si ballo lì. Come si arriva a questo traguardo? 70 anni che sto con lui. Sopportare anche quando c'è la diversità. Purtroppo sempre bene non va. Certo. Però ci vuole l'intelligenza di superare. Di me. E perché? No. È perché sì, lui è più. Aspetti che ti ho sentito? È più un po' più ignorantina di me. È un po' birbante, vabbè, ma. Oh, sì. È un po' birbante, ha detto la moglie, però insomma. Ce l'avrà però qualche pregio se l'ha sposata. Ciao, la... ciao, ciao. E ce li dica due o tre, su. Due o tre pregi di questa moglie. Faccio tutte mangiare bene. Ecco, generosa. È una buona cuoca. Una buona cuoca, generosa, dicono dalla curva sud. E... generosa anche troppo. Ecco, oggi siete a pranzo con la vostra famiglia, penso che insomma il regalo della vita più bello sia questo, no? Sì, è vero. Tre figli e sei nipoti. Insomma, cosa si prova in una giornata come questa? Ma tanta allegria, tanta felicità di avere due genitori ancora in salute e... e stanno bene. Lo sapete cos'è il ballo della mattonella? Credo di aver capito. No, sì, vedi, poi si arriva a 65 anni di matrimonio. Certo. Quindi, il primo che ti invita a fare il ballo della mattonella, tu accetti. Tocca, sì. Tocca. Gli auguri di passare gli anni più belli della sua vita. E basta. Sei legato ai nonni? Sì, sono legatissimo, parecchio ai nonni. Parecchio, sì. Quanto siete legati a questi nonni? Un sacco. Veramente, ci hanno cresciuto. Tanto amore, tanto. Sì. Sia tra loro due che con noi, tanto amore. Quella cosa penso sia l'ingrediente principale di tutto quello che... l'amore della famiglia, loro due.